6. Saluti, buongiorno, bentrovati. Siamo qui sulla riva di Cassano per raccontarvi questa domenica 1 agosto. Ambrogino ha segnalato subito la presenza cospicua e notevole di questi yacht. Quello che emerge tra quelli che vedete qui al pascolo come mucche è la barca di Ivan Ibranovic, Roman Abramovic. Sicuramente ricorderete il Chelsea, questa squadra inglese, campioni dello sport di calcio. Il titolare di quella squadra è questo magnate russo che si chiama Roman Abramovic. Eccolo là, questo yacht grigio che somiglia molto, a dire di Ambrogino, a quest'altro che vediamo di prua, ma non è lui. Intanto, come e perché così tante barche? Quando noi riassettiamo il nostro giardino, buttiamo l'immondizia sotto al muretto del nostro confinante. Ebbene, Capri ha messo per 200 metri le sue benne per non fare accostare gli yacht e non farli entrare nella baia dei faraglioni. 100 metri per le spiagge e 200 metri, Patrizia, 200 metri per le spiagge. E quindi gran parte degli yacht si sono trovati sovrapposti e affazzellati, e quindi hanno cambiato zone, hanno cambiato direzione. Sono convenuti da queste parti, allargando la conoscenza. E quindi sul display non appare più la scritta Capri, gli amici con i quali si sono dati appuntamenti alla partenza dal Principato di Monaco. Ci vediamo a Capri. No, ci siamo spostati un po', siamo a Sant'Agnello. E chi è Sant'Agnello? Intanto siamo molto arrabbiati oggi per due motivi importanti. Una domenica d'agosto in cui l'ascensore per raggiungere la spiaggia di Catarì è chiusa. Non ci spieghiamo come e perché questo Ambrogio, lavori di manutenzione programmati. Programmati da chi? Nel cuore dell'estate programmiamo i lavori all'ascensore. L'ascensore è chiuso, il pubblico deve scendere con le auto, affastellando ancora di più un pezzo di spiaggia che potrebbe essere, ed è il nostro salotto. Alla chiusura dell'ascensore aggiungiamo la ormai pluridecennale chiusura della discesina comoda a piedi, quella di cui quando eri ragazzo Ambrogino, quale strada facevi? Attraverso il Quella ponte, dentro al ponte, una certo. facile scala, comoda a scendere, forse un po' impervia a salire con i nostri, con la Io prua per i volevo nostri. aggiungere una cosa a proposito Aggiungi. dell'affollamento delle barche. Oltre alle restrizioni di Capri, oggi è pure un fatto meteorologico. Quando è scirocco, tutte le barche vengono a Vengono ridosso. a ridosso perché lo scirocco, come si suol dire in gergo marinaresco, sta incatastando tutta Verso la Napoli. parte nord del Golfo di E Napoli, quindi questa qua siamo. sciroccata che addirittura è sanzionata come allarme meteo per le regioni del nord per quanto riguarda la pioggia e allarme meteo per quanto riguarda la temperatura nelle regioni del sud. Gli incendi stanno imperversando enormemente. Intanto che facciamo? Con queste spiagge affollate ce ne potremmo andare a Faido, dove sono in corse Pilates, mountain bike, vi aspettano lì nel piazzale dei Capri per stabilire e decidere la vostra giornata all'insegna della gratuità o piccola partecipazione. Questo per la mattinata. Per il pomeriggio invece che cosa offriamo? Accendiamo l'aria condizionata e ce ne siamo a casa comodamente davanti al televisore. Ambrogino, ai nostri lettori dobbiamo dare vita ai giorni e non giorni alla vita. E come tale li tiriamo via, anzi, stacchiamo l'interruttore per non avere dei sovraccarichi elettrici, in modo che si spegne il condizionatore, si spegne la TV e li costringiamo a uscire di casa. In serata qui avremo presentazione di libri, l'ennesima presentazione di libri. Non si può fare un'estate di eventi con presentazione di libri, questo non vuole essere una protesta, ma è una constatazione, perché i vari comuni nei loro eventi estivi offrono agli ospiti e ai visitatori stranieri presentazione di libri. Ma chi si legge tutti questi libri? Alla Massimo Facciamo Ranieri, un tutti applauso. scrivono e tu leggi. Però c'è un concerto Alla a Massimo Marina della Troisi, Lopera da scusa. non perdere alle 19:30. Sullo spiazzale davanti alla chiesa, nella
nella orbita del ciclo degli incontri di musica e natura, incontri in natura, la musica e la natura, messi su da comune e assessore di Massa Lubrense. Mentre invece sulla costiera amalfitana oggi è il primo giorno in cui abbiamo una serie di concerti gratuiti dei maestri concertatori concertisti nella chiesa di Santa Maria del Toro in serata alle 6:30 e nella chiesa e nella Villa Rufolo alle 12:30. Quindi chi vuole entrare in questa magica atmosfera dei giardini di Klingsor a Ravello può accedere in queste occasioni e anche nei prossimi giorni, ce ne stanno alcuni selezionati, poi vi faremo meglio conoscere il programma. E intanto parte stasera la meravigliosa luminaria di Praiano, migliaia e migliaia di candeline tutte accese nello spiazzale della chiesa di San Gennaro a Praiano, fattibile, fruibile. Patrizia, tu c'hai il motorino? Luigi? E allora ci vuole un motorino, perché più facilmente si accosta, si parcheggia, si affaccia e si vede questa, e a proposito al suono delle campane di San Domenico, perché il 4, il 3 agosto, il 4 è San Domenico. Oggi che santo è? Sant'Alfonso Maria dei Liguri, grande festa a Pagani, grande festa nei dintorni di Napoli, nei luoghi di Sant'Alfonso Maria dei Liguri, a partire dal Collegio dei Cinesi fino alla città di Marignanella, città di nascita. Noi qui alla Marinella abbiamo frate Tommaso da Marianella, che è nato nello stesso palazzo, nello stesso sito a Marianella di Napoli, dove è nato Sant'Alfonso Maria dei Liguri. Buona giornata a tutti e non fateveli raccontare questi eventi. A proposito di partenza, sta uscendo adesso da Piano una barca ibrida che noi andammo a visitare con i pannelli fotovoltaici sopra. Attenti alla tecnologia e alla ecologia. Ecco la barca con i pannelli solari sopra, che può navigare a motore spento, possiamo dire. No, perché il motore non è endotermico. Autonomia elettrica anche nelle zone interdette, diciamo. Sì. L'elicotterino rosso lo vedete sulla poppa di questo yacht, il Titan di Roman Abramovich. E insomma, è una bella domenica di cui vi auguriamo di goderne al meglio. Allora, Patrizio, tu dove vai? No, c'è solo